Allora, carissimi amici e amiche, bentornati per la seconda puntata di questo ciclo di catechesi sul peccato originale, l'origine di tutti i mali, in cui, come abbiamo già visto, approfondiremo, se Dio vuole, un'ipotesi teologica del tutto peculiare circa la sua consistenza. Del fatto, come si legge nel testo citato la volta scorsa, che ci guiderà nella nostra analisi, ripeto, per chi non lo ricordasse, Rodolfo Barontini, la dimensione sessuale dopo il peccato originale, una nuova ma antica ipotesi teologica. La nostra analisi si verte sul fatto che, come vedremo, in molti padri della Chiesa c'era la seguente opinione, cioè nel paradiso non ci sarebbe stato alcun rapporto sessuale per la procreazione dei figli, cioè nel paradiso terrestre non esisteva la sessualità per la procreazione, che sarebbe sorta dopo il peccato originale. Ma come vedremo, in alcuni di essi c'è l'ipotesi teologica che il peccato originale è consistito nel primo rapporto sessuale, cioè nel introdurre dentro il genere umano la riproduzione sessuata. Dico subito che entrambe queste due dimensioni sono esattamente contenute in ciò che il Signore ha rivelato alla mistica italiana Maria Valtorta nei suoi scritti, tutte e due. Allora, prima di cominciare subito l'analisi, occorre completare il discorso introduttorio che abbiamo fatto la volta scorsa sul peccato originale con qualche altro aspetto e poi chiarire, anzitutto perché prima dobbiamo sempre tenere presente le cose che sono certe, cosa insegna la Chiesa a proposito della sessualità. Una rapidissima carrellata e una velocissima sintesi. Poi chi vuole approfondire tutti questi argomenti, insomma, nel mio materiale ce n'è quante ne vogliamo, no? Allora, numero 1, oltre a tutte le cose che abbiamo visto la volta scorsa, il peccato originale lascia dentro di noi alcune conseguenze, alcuni effetti bruttissimi. Allora, uno è la corruzione dei beni di natura, il secondo è la macchia dell'anima e il terzo è il reato o obbligazione alla pena. Questo vale per tutti, sto citando San Tommaso d'Aquino. Allora, in conseguenza del peccato originale, numero uno, quindi corruzione dei beni di natura, diminuisce il bene naturale dell'inclinazione alla virtù. Quindi noi non siamo più inclinati alla virtù, ma siamo inclinati al contrario alla non virtù. La nostra anima rimane vulnerata da una grande ferita che poi si, come dire, esplica in ben quattro piaghe, che tra l'altro sono alimentate da ogni peccato attuale. Numero uno, la fragilità. Quindi la nostra parte interiore, dove si trova il cosiddetto irascibile, perde la sua naturale ordinazione alle cose ardue, cioè la fortezza, e siamo fragili. Non siamo forti, non siamo coraggiosi, non siamo costanti, non siamo perseveranti. Questo significa. Lo constatiamo. Se rimaniamo lasciati allo stato brado, siamo così. Secondo, l'ignoranza. L'ignoranza. Siamo ciechi. La ragione perde la sua naturale ordinazione alla verità. La verità noi non la conosciamo con estrema facilità, anzi, facilissimo è l'inganno, facilissimo è l'errore. Terzo, la malizia, cioè la volontà perde la sua naturale ordinazione al bene e se non la educhiamo, tende più al male che al bene. Di questo San Paolo descrive drammaticamente nelle sue lettere questo conflitto interiore, ecco, dell'uomo che anche a volte, conoscendo il bene, si trova che però la volontà si volge verso il male e sembra che
una pazzia, dice, ma com'è possibile? E infine la concupiscenza, cioè la tendenza disordinata verso i piaceri bassi e venerei, più bassi, quelli che portano l'uomo verso la materialità, verso appunto il piacere in senso fisico, quindi ciò che caratterizza l'edonismo. A seguito del peccato, quindi questa è la grande ferita che ci portiamo dietro, a seguito del peccato originale ancora, noi abbiamo perso i tre costitutivi ontologici del bene, che sono poi le tre caratteristiche di Dio stesso, cioè l'ordine, la misura e la bellezza. E questo sia a livello delle nostre inclinazioni, sia a livello degli atti, sia a livello di virtù. In noi non c'è misura, in noi non c'è bellezza ordinariamente. In noi non c'è ordine. Ancora, la morte e tutte quante le altre miserie corporali, tutte, sono conseguenza del peccato originale. L'anima riceve una macchia, la macchia dell'anima. Si dice che il peccato ci macchia, tant'è vero che la Madonna si dice che è l'Immacolata Concezione, quindi non ha contratto la macchia del peccato originale. Quindi, questa macchia, dice San Tommaso, è la metafora che indica la perdita di luminosità causata nell'anima dalla sua unione a qualcosa di contrario alla legge naturale o divina e per mezzo della quale l'uomo si allontana più o meno da Dio. Questa macchia permane anche dopo il peccato, dice San Tommaso, ecco perché dobbiamo fare penitenza, fino al compimento di un atto contrario o volontariamente posto in essere, penitenza o mortificazione, oppure pazientemente accettato da Dio, una malattia, una contrarietà. E in entrambi i casi, e quindi sottoporsi a una penitenza volontaria o accettare una mortificazione mandata da Dio, si realizza quello che si chiama tecnicamente soddisfazione del peccato e che cancella la macchia di esso. Terza conseguenza, il reato od obbligazione alla pena, cioè tre sono le pene a cui il peccato rende soggetti, secondo San Tommaso. Primo, il rimorso di coscienza, e questo nessuno scampa da questo. Io ho tante volte evidenziato, continuo a farlo, l'importanza e il primato della coscienza nella nostra vita. La coscienza certamente deve essere formata, ma la coscienza è sempre il nostro più intimo e a volte spietato giudice. Noi possiamo farci tutti quanti i lavaggi del cervello che vogliamo, possiamo farceli da soli, possiamo farceli fare, possiamo cercare di delegare, come dire, le decisioni di coscienza ad altri, come chi va a cercare non tanto consigli, ma qualcuno che gli dica quello che deve fare, sostituendosi al proprio giudizio morale, ma quando sbagliamo la coscienza rimorde. Sempre. Sapeste quante volte io ho sentito, insomma, casi estremi sotto vari punti di vista di gente che si va a cercare, come dire, confessori dalla manica larga che li confermino in qualche peccato che hanno intenzione di fare, giustificandoli, ma tanto la coscienza non la puoi tacitare. Non è perché un qualche don di manica larga ti abbia detto: ma sì, non c'è problema, puoi farlo, che la tua coscienza tacerà. La tua coscienza non tacerà. Tu ti illuderai che, vabbè, me l'ha detto X, quindi che problema c'è? Ma la coscienza non tace. Secondo, la pena inflitta dagli uomini, a cui spesso si va incontro, specialmente quando si fanno dei peccati che hanno la caratteristica del reato. Certo, rispetto a quando scriveva San Tommaso, cioè la distanza tra peccato e reato si è di molto accresciuta, perché un tempo, basta fare un esempio, no? L'adulterio, che è un peccato gravissimo, un tempo era anche un reato. L'aborto, che è un peccato gravissimo, un tempo era anche un reato.
adesso come sappiamo l'adulterio non è un reato nell'ordinamento giuridico italiano e l'aborto addirittura è consentito. Qualcuno giunge ad affermare che sia un diritto, insomma, addirittura, no? Ecco. Però poi c'è un'altra cosa, che è la pena inflitta da Dio. Attenzione, la pena inflitta da Dio, che può essere eterna o temporale, attenzione, la pena per il peccato c'è sempre. Questo dobbiamo ricordarlo, adesso arriva il mese di novembre. Bisogna ricordarlo, non perché uno debba avere paura, d'accordo? Ma perché la verità è la verità. Ogni peccato che noi commettiamo, ci pone in difetto dinanzi alla giustizia divina. Ci sono due pene inflitte dalla divina giustizia. C'è la pena eterna, che è la dannazione, che è conseguenza del peccato mortale e che si chiama tecnicamente la pena del danno. Ma c'è anche la pena temporale, chiamata anche pena del senso. E questa a che cosa viene inflitta? Numero uno, ai peccati mortali di cui uno si è pentito. Tu ti penti, ma la pena per quei peccati rimane, non è eterna, ma è temporale. E tutti quanti i peccati veniali. Attenzione perché su questo punto. In paradiso, questo mettiamocelo bene in testa, non entra nessuno che sia macchiato e che non abbia espiato nemmeno la più piccola imperfezione. Chi afferma altro da questo, io lo dico come ministro della Chiesa, stia attento, specialmente se è un ministro della Chiesa come me, perché afferma il falso. La misericordia e l'amore di Dio sono infiniti, ma altrettanto infinita è la sua giustizia. Non dimentichiamolo mai. D'accordo? Ora, le pene che noi soffriamo in questa vita sono, nella stragrande maggioranza dei casi, come si dice tecnicamente, medicinali, cioè il Signore ce le manda, o permette che ci arrivino, per portarci alla conversione. Dall'altra parte. Le pene non sono medicinali, ma sono retribuzioni, sono retributive, cioè proprio atti della divina giustizia. D'accordo? D'accordo, quindi non dimentichiamole queste cose qui, perché se qua, cioè, dimenticarlo, cioè dico, vabbè, io faccio peccato mortale, tanto poi mi confesso, che problema c'è? Non è finito lì. Ma la bugia non si potrebbe dire, ma vabbè, ma la bugia, ma che sarà mai? La dico. Vedrai poi quando sarai morto, la dico. Per la bugia non si va all'inferno, ma poi vedrai che cosa succede in purgatorio per una bugia. Io adesso qui non te lo posso dimostrare, posso semplicemente affermarlo e dirti sta attento, perché la Chiesa questo insegna, i santi questo hanno insegnato. Poi se qualcuno si pensa, questo è uno sport che negli ultimi 60-70 anni è diventato tra gli sport più praticati del mondo, nel senso che ci si ritiene, come dire, in diritto di poter dire altro da ciò che è stato detto per 2000 anni di tradizione ininterrotta della Chiesa, cioè è una cosa possibile, ma che sia una cosa saggia o che sia una cosa da seguire o vera è un altro discorso. Ok? Ancora, volevo leggervi qualche cosa, tanto per far capire anche i santi come hanno percepito la drammaticità del peccato originale. Nel Trattato della vera devozione di un mio grande maestro, io tale lo considero, che è San Luigi Maria Grignon da Montfort, nel numero 79, siamo nella sezione del trattato dove lui cerca di far capire l'importanza della vera devozione a Maria, perché è così importante. Allora, lui dice: questa devozione è importante perché noi dobbiamo vuotarci di noi stessi e riempirci completamente di Maria e chiedere a lei che ci riempia di noi stessi. Cioè, perché dobbiamo vuotarci di noi stessi? Allora, leggo il paragrafo 79, vedrete che bomba che è. Cioè, per vuotarci di noi stessi occorre in primo luogo
conoscere bene con la luce dello Spirito Santo le nostre cattive inclinazioni, la nostra incapacità ad ogni bene utile alla salvezza, la nostra debolezza in ogni cosa. Fate attenzione come sta parlando delle piaghe del peccato originale, eh? La nostra incostanza in ogni tempo, la nostra indegnità di ogni grazia e la nostra iniquità in ogni luogo. Il peccato del primo padre, sentite, ci ha tutti quasi completamente guastati, inaciditi, gonfiati e corrotti. Come il lievito inacidisce, gonfia e corrompe la pasta in cui è messo. I peccati attuali da noi commessi, mortali o veniali che siano, anche se perdonati, hanno aumentato la nostra concupiscenza, debolezza, incostanza e corruzione. Si notino le piaghe, lasciando delle scorie nella nostra anima. I nostri corpi sono talmente corrotti che lo Spirito Santo li chiama corpi di peccato, concepiti nel peccato. Questo è il Salmo 50, che lo vedremo. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Vedremo quanto i padri della Chiesa hanno meditato su questo versetto. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Che significa? Cominciamo così a introdurre qua. Che significa nel peccato mi ha concepito mia madre? Che significa? Perché nel peccato? Nel sacramento del matrimonio non si fa nessun peccato a compiere gli atti coniugali da cui nasce la vita. E perché il Salmo 50 dice nel peccato mi ha concepito mia madre? Punto interrogativo. Corpi di peccato, concepiti nel peccato, nutriti nel peccato e capaci di tutto, corpi soggetti a mille e mille malattie che si corrompono di giorno in giorno e generano putredine. Si badi qui come San Luigi capisce, ovviamente crede, che le malattie sono conseguenza del peccato originale, come la Chiesa ha sempre insegnato e ha sempre creduto. La nostra anima unita al corpo è divenuta così carnale che viene chiamata carne. Ogni vivente, si legge nella Sacra Scrittura, ma letteralmente sarebbe ogni carne, aveva corrotto la sua vita. Versetto introduttorio al diluvio universale. Abbiamo per eredità l'orgoglio e l'accecamento dello spirito. L'orgoglio e l'accecamento, la cecità, no? Quindi l'abbiamo appena visto prima, no? La cecità, l'ignoranza, l'orgoglio e l'accecamento dello spirito, dice San Luigi. L'indurimento nel cuore, la debolezza e l'incostanza nell'anima, la fragilità, la concupiscenza, le passioni in rivolta e le malattie nel corpo. Siamo per condizione naturale più superbi dei pavoni, sentite qui, più attaccati alla terra dei rospi, più brutti dei capri, più invidiosi dei serpenti, più golosi degli animali immondi, più collerici delle tigri, più pigri delle tartarughe, più deboli delle canne e più incostanti delle banderuole. Abbiamo di nostro soltanto il nulla e il peccato ed altro non meritiamo che l'ira di Dio e l'inferno eterno. Allora, a mio avviso, in questo paragrafo c'è proprio tutto. Questo è quello che siamo dopo il peccato originale. Chiaro che poi c'è la redenzione, c'è la grazia santificante, quindi cioè, se uno vive in grazia, ecco. Però queste inclinazioni rimangono. Ecco perché, cioè, dici, ma come sto cercando di fare il bravo? Cioè, e come mai che mi arrabbio ancora? E come mai che sento ancora la concupiscenza? E come mai che non riesco a dominare questo peccato? Per questo motivo. Allora, questo è quanto mancava per terminare il discorso sul peccato originale. Adesso veniamo a sintetizzare, perché vedremo che abbiamo già introdotto questa ipotesi teologica, coinvolge necessariamente due aspetti della vita umana, quindi la vita sessuale e la riproduzione sessuata. Allora, che cosa dice la Chiesa? Questa non è teoria, eh? Questa è realtà. Allora, sul peccato originale l'abbiamo già detto. Dobbiamo aggiungere che il peccato originale viene trasmesso nell'atto del concepimento. Questo la Chiesa lo insegna, eh? Nell'atto stesso del concepimento. Concepimento che, come sappiamo, oggi avviene attraverso la riproduzione sessuata. Attenzione, qual è l'unico ambito di esercizio lecito della sessualità? Questo
Questo discorso oggi, io lo capisco che è completamente fuori moda e fuori luogo anche per molti che pensano di essere cattolici o che comunque sono stati battezzati. Ma cioè, volendo proprio dire le cose come stanno, cioè, io ogni tanto provoco un po' e lo dico in questi termini, cioè, fuori del sacramento del matrimonio, cioè di un patto tra un uomo e una donna, sigillato davanti al ministro della Chiesa e quindi avente natura di sacramento, allora che esiste la sessualità, un battezzato dovrebbe dimenticarlo. Scusatemi la provocatorietà abbastanza spinta. Cioè, fuori del matrimonio, il discorso sesso per un figlio di Dio è tanquam non esset, come per me. Come per me, senza nessuna differenza, maschio o femmina che tu sia, non c'è, perché fuori della relazione uomo-donna, non solo uomo-donna, sigillata da un sacramento, ogni atto sessuale, quindi che coinvolge la libidine, questo è quello che insegna la Chiesa, Non sono parole mie, è atto intrinsecamente cattivo e atto grave, non atto lieve. In re veneria non datur parvitas materiae significa che ogni atto con cui si provoca il piacere sessuale, si stimola la concupiscenza volontariamente, è peccato mortale. Mortale, cioè si va all'inferno. Soltanto per il sesto comandamento vige il principio che ogni atto commesso contro questo è grave. Non c'è materia lieve sul sesto comandamento. Ci siamo. Ma come mai? Domande. Domande che molti giovani fanno. Sapete che molti giovani cosa dicono? Scusa un attimo, Dolonè, fammi capire. Io sono fidanzato con questa persona, d'accordo? La amo. Non è che voglio fare, come dire, un rapporto tipo di prostituzione. La amo. Tu vorresti dirmi che se io vado con lei il giorno prima del matrimonio, peccato di fornicazione, peccato mortale, dicevano nelle catechesi antiche che in alcuni libri penitenziali antichi c'erano delle penitenze per il peccato di fornicazione che se uno oggi le sapesse gli avrebbe un infarto. Se io invece faccio la stessa cosa, dopo aver celebrato il matrimonio, non solo che non faccio nessun peccato, ma sapete tutti quanti, questo qui credo si sappia abbastanza, che perché il matrimonio sia perfezionato, quindi al termine della celebrazione il matrimonio già c'è, ma l'uomo e la donna sono sposo e sposa, non sono ancora marito e moglie, perché marito e moglie lo diventano dopo la prima notte di nozze, cioè quando si realizza il sigillo dell'essere una cosa sola. Solo dopo quel momento, attenzione, il matrimonio diventa totalmente indissolubile e nemmeno il Papa ha l'autorità di scioglierlo. Dovete sapere che un matrimonio, come si dice in diritto canonico, rato ma non consumato, quindi dove non c'è stato ancora questo sigillo, il Papa lo può sciogliere. Dopo che gli sposi sono diventati una cosa sola, compiendo gli atti coniugali, il matrimonio non si può più sciogliere da nessuna autorità umana. Questo dobbiamo ricordarlo. Queste cose fanno parte dell'ottica. Ah, qualcuno è in grado di spiegare perché? Cioè, come mai? Perché ci vuole un sacramento per rendere lecito ciò che fino a prima del sacramento peccato mortale, dopo il sacramento non lo è più? Come mai? Come mai? E come mai anche all'interno del sacramento del matrimonio, questo non in molti lo sanno, ma io ho sempre parlato, esiste una castità coniugale, cioè
all'interno del sacramento del matrimonio, questo è sempre insegnamento della Chiesa, questo qui è, non è tutto lecito, non si può fare tutto, d'accordo? C'è un garbo, c'è una castità, anche i documenti del Concilio Vaticano II parlano di questo in termini di Sacrosanctum Concilium, no, scusate, Gaudium et Spes dice gli atti con cui gli sposi si uniscono in modo umano e onesto. Il linguaggio, diciamo così, sobrio dei documenti moderni, no? Se uno va a leggere gli antichi manuali di morale sessuale è molto più esplicito. In modo umano e onesto, che significa? Significa che c'è modo e modo di unirsi e ci sono atti e atti che si possono compiere, come dire, di questa specie. Ciò che è lecito e ciò che diventa lecito, attenzione, è solo l'atto da cui può nascere una vita. E come tutti sanno, la contraccezione, lo dovrebbero sapere anche se pochi, è peccato mortale anche quella. Cioè non si può disgiungere con un atto di volontà propria, l'aspetto unitivo da quello procreativo. Si pecca mortalmente. Qualcuno è in grado di spiegare perché? Perché? Allora, tutte quante queste domande, mi raccomando, chi vuole seguire questo ciclo di catechesi per intero, se le deve scrivere. Perché l'ipotesi che affronteremo sul peccato originale a tutte queste domande dà una risposta ragionevole, logica, sensata. D'accordo? Io veramente sfido, anche come dire, anche come da sfido, cioè come dire, apro, d'accordo? Chi è che è in grado? Perché la sessualità diventa lecita soltanto dopo il sacramento del matrimonio? Ed ecco perché i divorziati e gli sposati non potranno mai, per nessun motivo, come dire, a meno che non vivano. Cioè, perché un divorziato e risposato, cioè dice, vabbè, divorziati e risposati, le situazioni pastorali, no? Dice, hanno fatto altri 3 figli. Come fai a dirgli che se ne vanno ognuno per conto suo? Non possono fare più la comunione a vita? La possono fare anche il giorno dopo. Devono fare solo una cosa: promettere di vivere come fratello e sorella. Perché? Il motivo è molto semplice: perché se non c'è un matrimonio valido, tu non puoi avere relazioni sessuali con nessuno. Chiaro? E siccome non lo puoi celebrare perché ce n'hai già uno che ne hai contratto, l'unica soluzione è astenerti, cioè vivere come me, come ho già detto prima. Perché questa cosa? Allora, noi tanti perché non li conosciamo, d'accordo? E quando noi non conosciamo un perché, ma la legge di Dio ci dice fai così, è proprio dell'umiltà di dire Signore, non capisco, mamma Dego, lo faccio lo stesso. Però certamente quel perché c'è. E se uno a quel perché ci potrebbe arrivare, ci arriva, insomma, tanto male non è, perché quando noi siamo motivati, quindi abbiamo compreso anche una cosa, dice, allora ecco perché è così. Teniamo presente che noi, cioè, questo percorso che stiamo facendo è proprio, stiamo lontani anni luce dal contesto socio-culturale in cui viviamo, anni luce. Cioè, penso che tutti quanti siamo consapevoli che la stragrande maggioranza delle persone pensa che avere una gratificazione sessuale, una vita sessuale soddisfacente, sia una componente fondamentale, imprescindibile addirittura della vita umana. Io so di confratelli, di sacerdoti, a cui, come dire, alcuni giovanotti hanno chiesto, cioè, come dire, ma tu come fai a non vivere questa cosa? O altre persone che, come dire, sinceramente nel cuore pensano che sia impossibile vivere castamente. Tale e tanto è oggi, come dire, il tasso di importanza che ha questo aspetto della vita umana. Qualcuno l'ha chiamato il pansessualismo. Allora, queste cose mi raccomando, dobbiamo tenerle non presenti, ma di più. Perché queste su queste cose non c'è discussione. Allora, attenzione, cioè, su queste cose un cattolico non ha ambiti di discussione.
può anche sceglierle di non metterle in pratica, perché nessuno è costretto, ma se non le mette in pratica è fuori della grazia di Dio, eh? Quindi su questo non c'è un ambito, come dire, di, cioè, la coscienza su questo va formato, capito? Cioè, il sesto comandamento, cioè quando si parla dei 10 comandamenti, dinanzi ai 10 comandamenti, cioè, non ci sono, come dire, cioè, quando la coscienza ha ricevuto un'informazione autorevole, cioè la legge di Dio dice questo, qualora ci sia una trasgressione a quello che la legge di Dio dice, non è la coscienza che attua la trasgressione, ma è la volontà umana, è un'altra cosa. È il libero arbitrio che noi abbiamo e che Dio rispetta, anche se non benedice, evidentemente, una scelta fatta fuori della sua volontà. Perché quella scelta è morte, ma noi abbiamo l'arbitrio di poterla fare, perché altrimenti non saremo realmente liberi. D'accordo? Allora, detto questo, abbiamo tutto ciò che ci serve per capire dove ci stiamo muovendo, perché noi ci stiamo muovendo dentro un'ipotesi teologica che afferma che il peccato originale, da cui sono venuti tutti quanti questi mali, è connesso con la sessualità e ha determinato una differente modalità di venuta al mondo degli esseri umani. Prima di concludere, bisogna dire un'altra cosa, l'ultima, a livello introduttore. Pensiamo alla famiglia di Nazareth. Allora, sappiamo benissimo che la Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto. Domanda: come mai nostro Signore Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo? Uno potrebbe dire: è stato concepito per opera dello Spirito Santo perché se il peccato viene originale, viene trasmesso attraverso l'atto, avrebbe contratto il peccato originale. Sì, però la Madonna è stata concepita umanamente attraverso l'atto. Dio ha fatto un miracolo e gli ha impedito di contrarre il peccato originale alla Madonna. Quindi, punto interrogativo, se si dice: beh, ma siccome era il figlio di Dio, doveva nascere in maniera, doveva essere concepito in maniera divina. Certamente. Ma è tutto qui? È tutto qui? Solo questo? Come mai che la Madonna ha vissuto castamente dentro il matrimonio con San Giuseppe, anche dopo la nascita di Gesù? Qui è in riferimento al fatto di chi oggi, insomma, va addirittura a dire, capite? Cioè, un conto è parlare della sessualità come un ambito che all'interno del matrimonio è lecito, e che, come la Chiesa dice, deve essere poi integrato nell'amore, cioè non è una cosa di per sé santificante, anzi è difficile santificarla, perché l'esigenza della sessualità è sempre intrinsecamente connotata dalla concupiscenza, cioè la sessualità ci smuove per la ricerca del piacere, perché questo diventa un atto di amore, quindi con cui, nonostante il piacere che comunque ne trarrò sia anche una donazione, anche dentro il sacramento del matrimonio, ne ho parlato nella mia catechesi su questa materia, è richiesto un impegno degli sposi di trasformarlo, integrandolo nell'affettività e nell'amore, in un atto di donazione, che non è assolutamente contenuto nel fatto in sé. Ma la Madonna e San Giuseppe questa cosa non l'hanno vissuta mai. Quindi due cose sono da chiedersi. Uno, come mai? Come mai? Dice: vabbè, Gesù deve nascere per opera dello Spirito Santo. E poi che problema ci sarebbe stato? Ma la Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto. Giuseppe e Maria sono sempre rimasti sposo e sposa, mai marito e moglie. Come mai? Secondo, fu un vero matrimonio quello tra Giuseppe e Maria? Attenzione, perché se fu un vero matrimonio, ciò significa che
Ci può essere un matrimonio senza vita sessuale attiva? La Madonna fu rimessa nella condizione di Eva. San Giuseppe, non proprio in quella di Adamo, ma sicuramente non era un grandissimo peccatore. Sto usando un eufemismo, cioè, iperbolico, no? San Giuseppe è il più santo dei santi tra gli esseri umani. È così assurdo pensare che senza il peccato ci sarebbe stato l'amore tra l'uomo e la donna, che è una cosa bellissima, ma in una maniera simile a come è stato tra Giuseppe e Maria? Punto interrogativo. Se quello era un vero matrimonio, perché Dio ha detto ad Adamo ed Eva: siate una cosa sola, l'uno per l'altra, ecco un aiuto simile a me. Ma in che senso? Essere una cosa sola vuol dire realizzare, come dire, il segno di unità corporea attraverso l'atto sessuale o no? Punto interrogativo. Capite quante cose sono implicate in questo discorso che stiamo facendo? Allora, cominciamo a porre un pochino i termini della questione. Allora, qui si analizzano degli autori, come abbiamo già accennato la volta scorsa, che vanno dai primissimi secoli fino al VII-VIII secolo. E il primo capitolo è dedicato agli autori della scuola alessandrina. Oh, io adesso qui, per ovvie esigenze di brevità, perché è impossibile, altrimenti diventa veramente troppo troppo pesante, non farò tutte quante le spiegazioni delle scuole teologiche, quindi la scuola alessandrina, la scuola antiochena, i padri cappadoci, perché diventa veramente poi un discorso troppo dispersivo. Occorre semplicemente sapere che nei primi secoli c'erano dei centri, diciamo così, di produzione teologica, un po' come in età contemporanea la scuola di Roma, la scuola di Bologna, durante il Medioevo l'Università di Parigi della Sorbona, dove insegnava San Tommaso. Quindi c'erano dei centri da cui sono fioriti grossi teologi, e i grossi teologi dei primissimi secoli, molti di essi appartengono alla categoria di padri della Chiesa. Allora, cominciamo con il capitolo primo. Veramente qui l'autore parte citando un autore completamente ebreo, cioè non cristiano, che è Filone di Alessandria. Perché lo cita? Perché in alcuni passaggi comincia ad affrontare il tema che a noi interessa. Ne leggo qualcuno. Tenete presente che Filone di Alessandria è vissuto nel primo secolo dopo Cristo, quindi ci sono delle date, per esempio nel 39-40 si recò a Roma come capo di un'ambasceria ebraica per protestare presso l'imperatore Caligola contro le vessazioni di cui gli ebrei erano vittime. Quindi siamo in età veramente antichissima. C'è un brano, il primo, tratto dalla sua opera, il De Opificio Mundi, che dice queste parole. Quando anche la donna fu plasmata, l'uomo vide con meraviglia un'immagine sorella e una figura a lui congenere. Esultò a tale vista e andandole incontro l'accolse affettuosamente. La donna allora, non vedendo altro vivente che le somigliasse più di quello, si rallegrò e con timidezza gli rivolse a sua volta la parola. E sopraggiunto, l'amore, quasi mettendo insieme due parti staccate di un unico essere vivente, li riunì in uno solo, dopo aver posto in ciascuno di essi la brama di unirsi con l'altro per la generazione di un loro simile. Questa brama però fece nascere anche il piacere dei corpi, che è fonte di tutte le ingiustizie e di tutto ciò che non è lecito, perché per esso gli uomini scambiano la vita mortale e infelice per una vita immortale e felice. Leggo il commento dell'autore, no?
Filone descrive con naturalezza il primo incontro fra Adamo ed Eva e come il nascere dell'amore reciproco li abbia portati ad unirsi sessualmente per generare altri esseri umani. L'incontro fra i due può essere analizzato individuando una triplice scansione. Il primo momento è la nascita dell'amore, che è senz'altro un bene per gli uomini. Questo step sicuramente è uno step benedetto da Dio. L'amore. Pensiamo, vi metto un commento, quanto si amavano Gesù e Maria. Attenzione, solo come madre e figlio? Punto interrogativo. Pensiamo al Cantico dei Cantici. Maria è l'innamorata di suo figlio, non solo in quanto madre, ma anche in quanto sposa, sposa mistica ovviamente. Qual è il secondo step che hanno commesso? E poi dovremo vedere se dovevano commetterlo oppure no. Qui siamo ancora, Filone non è cristiano. Anche se qualcosa intuisce. Successivamente l'amore fa sorgere nel loro desiderio di unirsi per generare esseri simili a loro. Ed anche in questo Filone non vede elementi negativi. Ma nel terzo momento, però, il desiderio di unirsi e l'unione stessa fanno nascere il piacere dei corpi. Il piacere. E questo, secondo il filosofo ebreo, è fonte di tutte le ingiustizie e di tutto ciò che non è lecito. Quindi, secondo il filosofo alessandrino, è soltanto dal piacere corporeo scaturito dall'unione sessuale che derivano tutti i mali dell'umanità. Tra l'altro, il sesto comandamento, che è quello che proibisce gli atti impuri, ci avete mai pensato? Come mai che il numero del diavolo è 3 volte 6? Sapete che 3 è il numero perfetto perché è il numero di Dio, no? 6, 6, 6. Ci avete mai pensato? Punto interrogativo. Sapete che nei riti neri che fanno gli adoratori del nemico, oltre alle profanazioni eucaristiche, vengono compiute delle orgie rituali, purtroppo. Siamo vicini, molto vicini, a una data assai cara all'ambiente del nemico, che è il 31 ottobre. Quella notte è meglio non dirlo, d'accordo? Continuando ancora su questa linea, riprendo il testo, Filone afferma: il primo incontro del maschio con la femmina ha come guida il piacere, e la fecondazione e la generazione si compiono per mezzo di esso. E gli esseri così generati nascono anzitutto imparentati con null'altro che con esso, e amano il piacere, mentre hanno in odio il dolore che è il suo contrario. Quindi la generazione che nasce per mezzo del piacere. Dice, in questo pensiero di Filone possiamo trovare una analogia con la dottrina cattolica del peccato originale e in particolare con uno degli elementi della triplice concupiscenza che segna ogni uomo e che, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 377, lo rende schiavo dei piaceri dei sensi. Ancora come abbiamo visto la volta scorsa, il Concilio di Trento afferma questo peccato, che è uno solo per la sua origine, è trasmesso mediante la generazione e non per imitazione a tutti, inerisce a ciascuno come proprio. E questo santo sinodo professa e ritiene che nei battezzati rimane la concupiscenza o passione. Ancora Filone dice, vediamo le conseguenze del comportamento del primo uomo e della prima donna. L'opera è sempre il De Officio Mundi, è sempre lo stesso, eh? Immediatamente conobbero la ricompensa che tocca al piacere, quelli che per primi divennero schiavi di una passione pericolosa e insanabile. La donna ebbe grande affezione dalle doglie del parto agli affanni che l'accompagnano per tutto il resto della sua vita. Le
L'uomo a sua volta ricevette le fatiche e le sofferenze e gli ininterrotti sudori per provvedere al necessario, ossia le pene e le conseguenze del peccato originale. Quindi, secondo Filone, queste pene inflitte ai progenitori sono la pena dovuta alla ricerca del piacere che era sorta attraverso l'unione sessuale. Ora, un'altra opera, e poi finiamo con Filone, che è il Legum Allegoriae. Il piacere è stato paragonato al serpente per questo motivo. Come il movimento del serpente è complesso e intrecciato, così è quello del piacere. Innanzitutto, esso si svolge in cinque modi diversi. Poiché i piaceri si producono attraverso la vista, l'udito, il gusto, l'odorato e il tatto, ma i piaceri più ardenti e più intensi consistono nell'unione con le donne, attraverso la quale si compie per natura la generazione del simile. Più avanti si legge, in seguito Mosè dice: Mosè, attenzione, Mosè si riteneva, si è ritenuto fino a qualche tempo fa, l'autore del Pentateuco. Quindi quando dice Mosè dice, sta facendo riferimento al libro della Genesi, quindi non a Mosè, Mosè quando viveva e quando insomma parlava agli Israeliti. Il giorno in cui ne mangiaste morireste di morte, ma una volta che ne hanno mangiato essi non muoiono, anzi mettono al mondo dei figli e divengono per altri causa della vita. Allora, la constatazione di Filone è molto stringata e subito dopo egli passa a considerare che nell'uomo, in conseguenza del peccato, esistono doppia morte, quella del corpo e quella dell'anima. Noi però possiamo provare a formulare delle ipotesi sulla base di quanto Filone ha constatato. In effetti, queste brevi frasi colpiscono nella loro asciuttezza e nel rivelare un'apparente contraddizione fra quanto era stato minacciato fra Dio, cioè la morte, e invece quello che accade dopo che hanno mangiato, la generazione della vita. L'uomo e la donna, mangiando del frutto dell'albero proibito, invece di morire generano figli, anche se li generano dopo essere stati puniti da Dio e scacciati dal paradiso terrestre, come è detto in Genesi 4:1. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì. Questo è un altro particolare estremamente importante. Vedremo quanti padri della Chiesa lo notano. Cioè, che Adamo conobbe, attenzione, conobbe in senso biblico, pensiamo alla frase della Madonna, no? Come avverrà questo? Io non conosco uomo. Adamo conobbe Eva. Adamo conobbe Eva e generò Abele, quindi il primogenito di Adamo ed Eva, in Genesi 4:1, dopo il racconto del peccato originale che sta in Genesi 3. Vedremo quanti padri della Chiesa insistono su questo argomento. Se Adamo conobbe Eva dopo il peccato originale, questa forma di conoscenza viene dal peccato originale, sicuramente. E per qualcuno è stata il peccato originale e prosegue dopo il peccato originale. È possibile ipotizzare che Filone abbia voluto alludere ad un'identificazione fra il peccato d'origine dei progenitori e la loro unione sessuale? Il grande studioso Antonio Orbe, per chi insomma ha studiato la patristica, è uno dei più grandi patrologi mai esistiti. Antonio Orbe è un mostro, insomma, nel suo campo. Antonio Orbe non lo esclude. Nel suo volume, egli afferma che esisteva una traduzione molto comune a diversi rabbini, gnostici e cattolici come Clemente Alessandrino, per i quali la scienza, conoscerete il bene e il male, equivaleva alla conoscenza dal male. L'albero della scienza sarebbe stato, in questo senso, per Adamo, la donna, cioè gustare di essa nel senso di conoscerla carnalmente. Lo studioso, citando il passo del Legum Allegoriae sopra riportato, afferma che tale tradizione
riferita poi da San Clemente, aveva un certo appoggio in Filone. Attenzione che in un altro suo studio Orbe riporta un brano tratto dalle sentenze del rabbino Eliezer, uno scritto dell'VIII secolo, ma che riporta un materiale molto più antico. E sentiamo che cosa c'è scritto qui. Ecco qui quello che insegna il rabbino Zeira. Sta scritto: non mangerai il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Non si tratta propriamente di un albero, ma di un uomo che sembra un albero conforme a quello. L'uomo è come l'albero di un campo, si legge nel Deuteronomio. In quanto a quelle parole che sta in mezzo al giardino, non devono intendersi nel giardino dell'Eden. È un'espressione onesta che designa un'altra cosa. Videlicet in medio corporis, quod est in medio horti, seo in medio femine. E qui tradurlo è un pochino imbarazzante, insomma, no? Cioè, nel mezzo del corpo, che è nel mezzo del giardino, ma nel mezzo della femmina, cioè, spero che si capisca, insomma, no? Capiamo, insomma, perché per me è un pochino imbarazzante. Questo giardino è la donna, paragonata a un giardino come quello di cui si parla nel Cantico dei Cantici. Mia sorella è un giardino chiuso, hortus conclusus. Anche la Madonna è venerata come hortus conclusus, giardino chiuso, fontana sigillata. E che cos'è un giardino? Una terra dove si semina, dove la semente germina e produce frutto. Capite cosa sta dicendo questo rabbino ebreo? Che il frutto proibito era la donna e che l'uomo ne ha voluto mangiare. Andiamo adesso al primo, facciamo in tempo, forse è meglio di no. Meglio di no perché Clemente Alessandrino è molto ampio e allora, ci fermiamo qui per oggi, quindi terminiamo qui questa puntata perché dove abbiamo, facciamo un attimo una sintesi. Ricapitolato un po' il peccato originale, viste le ultime sue conseguenze e soprattutto visto cosa insegna la Chiesa sulla sessualità, sul matrimonio e sulla procreazione. Perché queste cose devono essere chiare. Abbiamo cominciato ad entrare dentro la scuola alessandrina a cui appartengono due grandi autori importantissimi. Vedremo che San Clemente è il primo autore che parla molto molto chiaramente di alcune cose. E poi uno dei più grandi padri orientali, in assoluto, uno spirito veramente straordinario, un eclettico, un pozzo di scienza, anche se non è santo, che è Origene. Altro, cioè, forse l'elemento più importante della scuola alessandrino, e poi vedremo anche che in questa scuola ci sono anche il grande Sant'Atanasio, grandissimo Sant'Atanasio, quindi il grande vescovo cattolico, protagonista del concilio di Nicea, il grande salvatore della Chiesa, e poi Metodio di Olimpo, Didimo il cieco, e basta, insomma, sono abbastanza. Ma domani c'è il primo grande, che è San Clemente di Alessandria, nella prossima puntata, non domani, che comincerà ad introdurci nella, come dire, declinazione cattolica di queste prime suggestioni che abbiamo visto derivare già da parte della tradizione filosofico e religiosa ebraica. Quindi già c'erano dei prodromi, questo era il senso di queste prime introduzioni, insomma, su questi autori, quindi su Filone e su queste sentenze del rabbino Eliezer che ci fanno comprendere come una inclinazione di questo genere esistesse già in ambito ebraico. Prossima volta cominceremo ad approfondirne le applicazioni in campo cattolico. Bene, a chi ha seguito la diretta auguro una santa e serena notte a tutti, anche quelli che vedranno in differita, do appuntamento alla prossima puntata. Con la mia benedizione. Dio vi benedica tutti e la Madonna sempre vi protegga.